della musica Sala Sinopoli, la banda dell'esercito italiano, eccola qui, la salutiamo con un caloroso applauso. Diretta dal capitano maestro Antonella Bona, il 4 maggio è una marcia che caratterizza appunto il passaggio dall'armata sarda alla costituzione dell'esercito italiano. Questa sera siamo qui per celebrare l'esercito italiano, una risorsa per il paese che vuole essere una celebrazione della forza armata intesa come strumento a servizio del paese e vicino ai cittadini, e per questo dobbiamo dare un tributo soprattutto ai militari, uomini e donne che ieri come oggi si adoperano talvolta sino al sacrificio della propria vita. Vorrei ricordare stasera due eventi tragici, quello di Caserta di settimane fa, Maddaloni, Tiziano Della Ratta, lo ricordiamo insieme, l'appuntato, il carabiniere appunto deceduto, morto durante un tentativo di rapina, e soprattutto un abbraccio davvero caloroso da parte di tutti noi a Giuseppe Giangrande, brigadiere. Ancora purtroppo in prognosi riservata dopo quello che è successo a Montecitorio domenica scorsa durante il giuramento del nostro nuovo governo. Allora, esercito italiano, una risorsa per il paese, ma soprattutto un sostegno alla ricerca, perché questa serata l'esercito è in compagnia di una grande amica che è l'AIRC. Adesso arriverà l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e avremo qui il presidente dell'AIRC, che è un ricercatore, per capire quanto lavoro hanno fatto insieme. Il 2013 è stato un anno, e lo è, importantissimo per la musica italiana, perché si festeggia i 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. Lui nacque il 10 ottobre del 1813 e praticamente ha contribuito per tutta l'epoca del Risorgimento anche ad accompagnarci all'Unità d'Italia. Quindi stasera iniziamo il nostro percorso musicale e la nostra banda dell'esercito inizia con La forza del destino di Giuseppe Verdi. Complimenti davvero alla banda dell'esercito, ancora al capitano Bona, al maestro Bona. E a 30 anni dalla prima operazione di pace, era il 1982 in Libano, a 20 da quella in Mozambico, l'impegno dell'esercito è cresciuto costantemente, contribuendo alla sicurezza, alla protezione, al futuro di pace appunto delle aree in questione. Per questo che vogliamo salutare i nostri militari all'estero, nei contingenti esteri che non sono qui con noi stasera, ma li salutiamo davvero con un grande applauso per tutto quello che stanno facendo. Ci stanno guardando. Il successo di queste missioni, delle nostre missioni, è dato dalla professionalità dei nostri soldati, uomini e donne, che operano in questo settore con moltissima passione. Lo stile italiano, così si dice nelle nostre missioni, e si contraddistingue per tante caratteristiche, e prima fra tutte quella dell'altruismo. Altruismo ancora una volta rappresentato dall'esercito italiano qui stasera accanto all'AIRC, a sostegno dell'AIRC. Noi vogliamo continuare a donare, ma soprattutto continuare a sostenere la ricerca, è molto importante. Allora, adesso io vorrei chiamare sul palco un cantautore che ha una bella storia da raccontarci, Giorgio Re, accompagnato da una voce rubata dal jazz, Andrea Celeste. Thank you.
dialogo. Il dialogo tra una madre talebana e un soldato di Kabul, è un soldato del nostro esercito che lavora comunque in missione a Kabul. E in questo dialogo il concetto che c'è fuori è agli occhi uguale a una madre che è a casa io. E siccome tutti gli occhi delle mamme sono uguali, la domanda è perché ci facciamo la guerra? E il soldato dice alla donna, guarda, la strada è libera stanotte, c'è il deserto, le stelle, questo silenzio che è quasi magico. Quindi gli occhi della mamma sono gli occhi uguali a tutte le mamme del mondo. E questo è il messaggio di pace che vogliamo dare stasera. E questo è la pace. Cioè la pace è proprio guardare gli occhi della madre. La strada è libera stanotte. Giorgio Re e Andrea Celeste. Prego. Andrea Celeste. Grazie. Complimenti. Giorgio Re. Complimenti a Giorgio Re e ad Andrea Celeste. Intanto vedevamo il video del tuo brano con le fotografie del calendario del 2013 dell'Esercito Italiano. Quindi salutiamo anche il maestro, naturalmente, il fotografo. Maestro Galigani, che lo ringraziamo per questa opportunità. Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie. Buona serata. Grazie. Continuiamo quindi con la nostra serata, andiamo avanti. Abbiamo detto l'Esercito Italiano a fianco all'AIRC, un bel sodalizio questa sera. Quindi vorrei chiamare qui sul palco il presidente nazionale dell'AIRC, il dottor Piero Sierra, e un ricercatore, Francesco Fazzi. Ecco, intanto, mentre salgono sul palco, vorrei dare due numeri, perché è giusto parlare anche di numeri quando si dona e si sostiene un'associazione così importante. Sono impegnati a promuovere la ricerca oncologica del nostro paese, progressivamente si è ampliato e fino a contare oggi 17 comitati regionali, 2 milioni di soci, e nel 2012 sono stati erogati praticamente 100 milioni di euro alla ricerca. Quindi davvero questo è un grande obiettivo, complimenti, raggiunto direi. Eccoci, prego, venite qui vicino a me. Io desidero anzitutto rivolgere un sentitissimo ringraziamento al capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano. Per la grande attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti di AIRC. Desidero poi condividere un sentimento di vicinanza ai due carabinieri feriti a Roma e a tutti i soldati che sono impegnati a svolgere il loro dovere in Italia e all'estero. Vi darò rapidamente alcuni spunti sulla ricerca sul cancro. Anzitutto la dimensione del problema. Oggi in Italia, in questi anni recenti, ogni giorno sono 1000 nuovi casi di cancro che vengono diagnosticati, per un totale di 367.000 l'anno scorso. All'anno. Quindi il problema è gigantesco. Contemporaneamente, però, ci sono le buone notizie, e cioè che il forte aumento di guaribilità, che è praticamente raddoppiata in pochi anni, e che rende oggi la maggior parte di questi 100, di questi 1000 casi, li rende curabili. Questo grazie alla ricerca. La ricerca italiana, la ricerca mondiale, che ogni giorno
dà nuove indicazioni per terapie più efficaci, ogni giorno accumulando piccoli e grandi miglioramenti. In questo contesto l'AIRC è un tassello fondamentale per il sostegno della ricerca oncologica. Gli esempi sono, come ho già detto, i 100 milioni di euro deliberati solamente nel 2012. Quindi ho detto un bel traguardo raggiunto. E un altro esempio sono i 4.000 ricercatori che sono ogni giorno al lavoro. E lei ne ha portato uno qui dei 4.000. Uno qui che è qui con noi. Adesso parleremo anche con lui. Allora, tutto questo come si fa? Si fa anzitutto mobilitando il pubblico attraverso delle intense attività di comunicazione, di piazza. Abbiamo circa 2 milioni di soci, 20.000 volontari, 1.650.000 contribuenti che hanno firmato la dichiarazione del 5 per 1000, che quindi vi esorto a, se non l'avete già fatto, a farlo anche voi. Insieme a questo ci sono tantissime attività, queste attività di cui parlavo, che sono attività di, per esempio di piazza, le azalee, la ricerca, eccetera. Per esempio questa, che è attività di comunicazione televisiva grazie all'esercito italiano. Esatto. E ne avete una qui nell'ingresso. Siamo già alle azalee. Avete le azalee, ma stasera ci sono anche i libri di fiabe. Ah, perfetto. Quindi possiamo contribuire. Nessuno sfugge. Allora, come facciamo questo? Mobilitando il pubblico e soprattutto gestendo, e questo penso che verrà apprezzato il signore dell'esercito, gestendo un rigorosissimo sistema meritocratico internazionale di valutazione e di approvazione dei problemi scientifici. È una cosa assolutamente unica, certo. Difficilissima, addirittura ossessiva, ma che ci permette di dire che tutto quello che viene destinato viene utilizzato per la ricerca anzitutto. Perfetto. E per la buona ricerca. Quindi obiettivi di ricerca anche qui. Appunto. E quindi, Io ringrazierei i ricercatori. Diamo anche la parola al presidente di un ricercatore che lo fa tutti i giorni. Allora, benvenuto Francesco Fazzi. Buonasera a tutti. Come diceva il presidente, io sono qui in rappresentanza di 4.000 ricercatori che quotidianamente a fianco di AIRC lavorano assiduamente nei laboratori scientifici per identificare le cause del cancro. Quali sono i vostri prossimi obiettivi? Così cerchiamo di dire quello che... Gli obiettivi sono tantissimi. Innanzitutto, da sempre AIRC sostiene la migliore ricerca oncologica in Italia e grazie ad AIRC moltissimi giovani ricercatori possono avere un finanziamento per poter avviare una propria attività di ricerca, e molti ricercatori stanno tornando anche dall'estero per contribuire al progresso scientifico del nostro paese. Sosteniamo l'AIRC, ma soprattutto sosteniamo anche i nostri giovani che possono rimanere qui e ricercare qui. Grazie al presidente, grazie anche a Fabio Fazzi, ricercatore dell'AIRC, per essere stati qui con noi. Quindi l'esercito italiano a sostegno appunto dell'AIRC, che adesso siamo entrati proprio nel vivo della serata. Io chiamerei qui sul palco uno dei due ospiti d'onore. Lui è uno dei massimi esponenti della musica classica contemporanea mondiale, il maestro Giovanni Allevi. Benvenuto, grazie. Benvenuto davvero. Sono felicissimo di essere grazie qui. Grazie, tu ci onori della tua presenza, onori l'esercito, onori tutti noi che siamo qui, naturalmente chi ti sta guardando da casa questa serata. Che cosa farai? Mi piacerebbe molto suonare alcuni brani a pianoforte. Quindi io ti lascio. Sì, va bene. Grazie. Giovanni Allevi. Grazie.
Maestro Giovanni Allevi. Grazie. Maestro, hai allietato. Erano tutti in silenzio assoluto, hai allietato la sala Sinopoli dell'auditorium e io vorrei capire, allora, maestro, tu sei qui a scopo benefico, l'abbiamo detto, per l'AIRC, ma soprattutto perché hai un rapporto speciale con l'esercito. Sì. Cioè, dai, non mi dire, maestro, che hai fatto il militare. Sì, ma non sì. Solo. Allora, ci possiamo chiamare Giovanni? Giovanni. Ecco, io ho fatto il militare, certo. Vabbè, non è da tutti. La cosa di cui vado più fiero, ma proprio, ma davvero, io ho fatto il militare nella caserma della banda dell'esercito. Così. Infatti diciamo anche questa cosa, qui ci sono 60 elementi della banda dell'esercito e tu li conoscevi già, cioè qualcuno lo conoscevi. Sì, cioè, sì. Sì. Io l'ho fatto 22 anni fa, Però quando sono tornato ieri, che li ho incontrati per la prima volta, cioè li ho rincontrati, ma tantissimi ce ne sono ancora. Meno male, meno sì, male. Meno male. Ringraziamo perché... Sono sempre giovani. Ma raccontiamo brevemente la storia. Io vorrei capire che cosa faceva Giovanni Allevi al militare e poi... la tua storia nell'esercito, ma, praticamente. Vabbè, io mi ero diplomato in pianoforte, no? E avevo iniziato un'attività concertistica, quando è arrivata la cartolina, la famosa cartolina. Allora, durante il CAR mi chiedevano quali preferenze avessi per svolgere il servizio militare. Io volevo essere vicino alla musica. Allora avevo chiesto se era possibile farlo alla banda dell'esercito, ma io non suono uno strumento che viene impiegato all'interno della banda. Eh no, perché il pianoforte all'interno della banda è un po' impossibile. Eh certo, e allora io gli dissi, ma qualsiasi cosa va bene, io faccio qualunque cosa, pur di stare vicino alla musica e vicino a questo, mamma mia, io ho i brividi solo a guardarli, che belli. Allora, e in effetti sono belli, però che cosa... Allora, io per i primi 6 mesi sono stato in ufficio, dentro alla caserma della banda dell'esercito. Poi sono stato promosso a fare le pulizie nell'ufficio del maestro. Nell'ufficio del maestro. È una promozione importante, esatto. Perché da lì cambia la sua storia nell'esercito. E infatti succede questo, che io tra i vari oggetti che devo spolverare dentro l'ufficio del maestro c'è un bellissimo, fiammante, nuovo pianoforte, che era un supplizio di tantalo, perché io non lo potevo suonare, lo potevo solo spolverare. Era una violenza questa. Sì, sì. Che bello! Spolverà oggi, spolverà domani. A un certo punto non ce l'ho fatta più. L'ho aperto e mi sono scatenato. Ho suonato, mi ricordo, un passo della Rhapsody in Blue di Gershwin. Così. Il maestro della banda, l'allora colonnello Marino Bartoloni, che salutiamo con affetto, si affacciò dalla porta e disse, ma lei suona il pianoforte? Ha detto, è anche bene, direi. Cioè. Io dissi, sì. E io tutto così, no? E mi dice, continui. E io ho continuato questa Rhapsody in Blue di Gershwin, tutto contento, un po' emozionato, no? Beh. Dopo pochi giorni mi convoca di nuovo e mi dice, perché non la facciamo con la banda dell'esercito? Mamma mia, mi si è rivoltato completamente il militare. Io non sono di Roma, ma a Roma si dice hai svoltato. Praticamente. E allora io mi ritrovo da soldato semplice a solista della banda. Fantastico. Dell'esercito, che era un, cioè, e facciamo addirittura una tournée.
una tournée con il pianoforte e la banda, e suoniamo la Rhapsody in Blue di Gershwin, ormai famosa, e il concerto di Varsavia di Edinzel. Però giustamente anche loro si ricordano che io, appena finito di suonare il concerto, quindi così di prendere anche tanti applausi, andavo a togliere tutti i leggi, li caricavo nel furgoncino e aiutavo. Che non erano queste, erano più pesanti. Giustamente stai dicendo sono pesanti. Beh, che dire, è una bella esperienza quella che hai avuto con l'esercito, sì, bellissima, no? Bellissima. E quindi ti puoi immaginare che cosa è stato per me tornare qui, incontrare molti di loro. E quindi... adesso suonare con loro, perché loro ti accompagneranno, e questa è davvero una cosa inedita. Perché due brani, aiutami se sbaglio, Elevazione e Symphony of Life, praticamente sono state trascritte per pianoforte e banda. Questo l'ha fatto una persona speciale, perché anche lui è maestro di banda. Sì, sì, sì. Che si chiama Nazareno Levi, lo conosci? Sì, lo conosco, il mio padre. E lo salutiamo. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ecco, si alzi in piedi, davvero. Si prenda tutti questi applausi. Papone. Non se l'aspettava, non se l'aspettava. Allora, vogliamo fare, quindi, rendere omaggio alla banda, rendere omaggio a te e al tuo rapporto con l'esercito, a tuo padre che ha trascritto questi brani, ci ha appena raggiunto il maestro Bona. Sì. E io vi lascio. Sì, io dico due parole su questi, certo, brani, così. Sì, prego. Elevazione e sinfonia. Elevazione è il momento in cui cercheremo di afferrare l'infinito. Anche papà è venuto a ringraziare. Guarda, il microfono ce l'hai là, prendilo. Tanto questa rimane e rimarrà una foto storica, con il capitano Bona. Allora, Giovanni, che dire? Tu mi hai detto di non chiamarti maestro, io ti continuo a chiamare Giovanni. Grazie per queste emozioni, davvero, perché stasera è stata una serata molto emozionante. So che parti, perché Sunrise è stato ispirato da una terra lontana, ci ritorni, in Giappone, giusto? Sì, 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 adesso c'è la tournée in Giappone, però mi piace pensare che sono qui adesso. Ma tu ritorni, perché all'auditorium qui ci sarai a luglio, quindi noi ti aspettiamo. Se qualcuno vuole andare in Giappone, però altrimenti lui ritorna e sarà qui a luglio. Grazie per queste emozioni, cosa dire? Grazie davvero, grazie. Grazie. Evviva la banda dell'esercito, grazie. Evviva grazie, la banda grazie. Dell'esercito. Grazie maestro. Giovanni Allevi. Ciao. Grazie. E adesso continuità nella tradizione, la musica verdiana continua, sempre il capitano Antonella Bona, maestro, con la banda dell'esercito, ascolteremo le splendide note della Sinfonia dell'Opera Nabucco. Complimenti, complimenti davvero per questa esecuzione, grazie.
E adesso è giunto il momento, è arrivato qui, ci onora di salire qui sul palco con noi. Nonostante la sua fittissima agenda, lui è un attore, un comico, uno sceneggiatore, un regista, anche un principe abusivo, io direi in un modo sobrio, il numero uno al mondo, Alessandro Siani! Grazie, 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 grazie veramente. Grazie a lei, soprattutto a loro che ci stanno allietando con questa musica così allegra. Io... Menaggia i. No, voglio dire, se tu vuoi trattenere sul palco, a noi ci fa piacere che sembra una bella presenza. No, ma io ti lascio, ti lascio. Alessandro Siani. Grazie, grazie. Alessandro Siani. Grazie, grazie a lui. Grazie. Grazie, grazie, grazie per essere stato qui, per ciao, l'air tesoro. Che per l'esercito. Tesoro, veramente sei lunghissima, è una soddisfazione. Sempre stata così. È una cosa meravigliosa. Signore, arrivederci e tante cose. Il nostro maestro, Alessandro arrivederci, Siani. In bocca al lupo al ministro della difesa, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Viva l'Italia. Continuiamo quindi con la nostra serata musicale. Questa sera la banda, come ultimo brano, ci presenta appunto una pagina poetica, una pagina grandiosa dell'Aida. Stiamo parlando della celebre Marcia Trionfale eseguita nel 1871, la banda dell'esercito. Grazie, grazie alla banda dell'esercito e al suo maestro ancora, grazie mille. La serata giunge al termine, quindi è doveroso chiamare qui sul palco il padrone di casa, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale di Corpo d'Armata, Claudio Graziano. Buonasera a tutti, generale, buonasera. Buonasera. Complimenti. Ma grazie a lei per questa bella serata intensa e ricca. È stata veramente una bella serata, grazie a tutti questi ospiti, grazie alla banda dell'esercito e al maestro Buona, grazie alla magnifica presentatrice e a tutti gli ospiti che ringrazio di cuore per essere qui oggi, a partire dal nostro ministro. Il ministro della difesa lo salutiamo, neo ministro, neo eletto ministro della difesa, l'onorevole Mario Mauro. Buonasera ministro, tra poco chiameremo anche lei a venire qui a porgere un saluto all'esercito italiano. Prima però so che dobbiamo chiamare i nostri artisti. Sì, dobbiamo ringraziare anche per l'essere qua i due ministri della difesa prima dell'attuale, l'ammiraglio Di Paolo e l'onorevole La Russa. Scusatemi. Che hanno voluto costituire la continuità. Non avevo visto, non vedo da qua là, perdonate la mia miopia. Poi per ragioni di carriera devo salutare il capo di Stato Maggiore della difesa, ammiraglio Binelli, che ha voluto essere qui fra noi con... I capi di Stato Maggiore delle Armi Confratelle, Esercito, Marina, Aeronautica, Esercito sono io, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Carabinieri, che è un atto di stima e di fratellanza in armi che trasformo in un ricordo dei nostri carabinieri in questo momento colpiti, i nostri fratelli in armi, a cui va la solidarietà e la vicinanza di tutte le forze armate. Grazie di cuore, adesso chiamiamo gli ospiti. Adesso chiamiamo gli artisti che hanno partecipato a questa bella serata in collaborazione con l'AIRC, Alessandro Siani, il maestro Allevi e Giorgio Re con la sua compagna Celeste, Andrea Celeste. Venite pure qui sul palco accanto al generale. Eccoli. Eccoli qua, so che... Io sono davvero orgoglioso di essere qui con degli ospiti di tale livello che hanno voluto abbellire, inorgoglire questa serata, magistralmente condotta dalla mia compaesana Elisa Isoardi, sì. Quindi
Li ringrazio di cuore per essere qui a sostegno per la ricerca sul cancro, il motivo per cui abbiamo scelto questa serata, e per vicinanza a tutti i militari in missione in Italia e all'estero delle nostre forze armate. Per questo li ringrazio, a partire dal maestro Allevi, che praticamente è un militare della banda, quindi fa parte del sistema, a cui lascio dei semplici omaggi, che poi sarebbe il crest dell'esercito. Il rosso significa coraggio e credo anche lo stato di servizio, no? Lo stato di servizio di quando era un militare dell'esercito. Grazie di questa emozione, grazie di aver suonato con noi. La banda è felice e orgogliosa e spera che sia la prima di altre volte. Poi abbiamo... generale, eccolo qua, aiutiamo. Hai fatto il militare anche tu, Alessandro? Sì, no, è un secondo stato di servizio, come tutti noi abbiamo uno stato di servizio. Questo è il crest dell'esercito. Eccolo qua. E siccome lui il esposito Alessandro, cioè si è questo lì. Dov'è? No. Siccome Siani ci ha fatto piacere vederlo qua, come dicevo, tutti abbiamo uno stato di servizio, anche chi soprattutto il militare non l'ha fatto, e per cui questo arruolato con trasferimento esercito, articolo ragioni professionali, quindi complimenti per essere qui per noi e grazie per aver portato questa ventata di simpatia. Grazie a tutti. No, io non è che non sono riuscito, sono arrivato tardi. Esuberante al numero, quindi. Però noi teniamo sempre a conto con lo stato di servizio, non si sa mai. Sì, dopodiché grazie a Giorgio Re per questa bella canzone. A Kabul io c'ero e quindi ringrazio di cuore, mi sono rivisto fra quelle strade. Grazie per questa, complimenti. Grazie anche ad Andrea Celeste, grazie di cuore. Grazie di cuore, grazie di essere stati. Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato a questa serata ancora. Grazie. Generale, adesso è giunto il momento di chiamare qui sul palco, lei l'ha già annunciato, il ministro della difesa, onorevole chiamare il Mario nostro ministro. Mauro. Metto io in mezzo, va bene, rimango assolutamente qua. Lo ringrazio di cuore nonostante gli impegni numerosi di questi giorni di essere voluto essere qui vicino all'esercito. Appena giurato. Benvenuto, buonasera, prego. Intanto un grazie al generale Graziano che è stato così cortese da invitarmi, ma non sarebbe onesto da parte mia sottrarmi questa sera al giusto monito che è venuto dalle parole non comiche, drammatiche di Siani, e cioè quelle sul senso della politica. E la domanda che mi sono fatto quando ci siamo recati con il ministro Alfano all'Umberto I in visita a Giuseppe Giangrande, ed è la domanda che mi sono fatto quando mi sono recato al San Giovanni in visita a Francesco Negri, il carabiniere scelto che forse un vissuto più profondo del senso della politica avrebbe potuto preservare. Ecco, io mi chiedo questo, e non me lo chiedo in un modo retorico, perché questo è un microfono, vedete, è un oggetto che serve per amplificare la voce, per consentirci di comunicare. Ma se invece che usarlo così, secondo il suo scopo, secondo il suo senso, lo fracassassi selvaggiamente sulla testa del malcapitato generale Graziano, oltre a fargli del male, avrei appunto tradito il senso di questo oggetto. Che cos'è un uomo però? A cosa serve un uomo?
E come deve essere organizzato un sistema educativo, un sistema di produzione industriale, un sistema pensionistico, un sistema della difesa per rispettare fino in fondo ciò che un uomo è? Che cosa vuol dire, cioè, mettere a rischio e a repentaglio la vita di uomini che si sacrificano fino al punto di darla per altri uomini, se questo non serve per far emergere lo scopo ultimo della politica? E lo scopo ultimo della politica è la preoccupazione per il destino di una generazione. È la volontà e la determinazione che attraverso le forme della convivenza civile, la convinzione cioè che le istituzioni sono frutto di un patto di libertà, quelle istituzioni si facciano garanti e non padrone della vita dei cittadini. La politica, insomma, serve i cittadini, non si serve dei cittadini. E io credo che questa è stata la testimonianza di Gian Grande e di Negri ieri. Ed è stata la testimonianza a noi che la politica la facciamo, perché attraverso la loro testimonianza possiamo ricordare a noi, che esiste un senso per cui vale la pena spendere la vita. Sulla spianata che porta alla Casa Bianca a Washington, di fronte al momento dei caduti della Corea, c'è scritto «Freedom is not free», la libertà non è gratis. Questo ci hanno ricordato Gian Grande e Negri. E questo ci ricordano gli uomini dell'esercito. E per quel che mi riguarda, rispondendo a Siani, dico: viva l'Italia e viva l'esercito. Grazie Ministro. Grazie. Grazie anche al Generale, grazie per essere stati con noi. E su queste parole ringrazio anche l'AIRC naturalmente per essere sorella di questa serata, Rai 5, Radio Rai 1, tutti coloro che hanno partecipato a questa serata così intensa, così bella. Al prossimo anno, grazie per essere stati con noi e vi lascio sulle note del Canto degli Italiani, il nostro inno, l'inno nazionale.